una cosa abbastanza tipica. Vabbè, allora non mi devo preoccupare, è normale. No, ma sei troppo lontano, ti devi avvicinare. Ah, hai iniziato a registrare. Allora, dopo tanti anni di desiderio represso, sei finalmente arrivato proprio ai piedi del monumento che ti rappresenta più intimamente. Oddio, vabbè, adesso non esageriamo, però insomma, intimamente uno, sai, adesso non è che stiamo, però ti rappresenta un po' intimamente, in certi modi, quando ti si accarezza, insomma, queste cose. Mi cresce. Ti cresce il monumento proprio, la monumentalità nell'anima, che e hai l'opportunità di proferire con la tua stessa voce esattamente le parole che resero celebre il famoso impavido guerriero per eccellenza Sergio Guglielmo Guaglione, detto per gli amici William Wallace, vabbè, ma quello era solamente un nomignolo per identificarlo. Allora, proprio per provare la tua cultura nel campo, io vorrei che tu ricordassi cosa disse William Wallace al cospetto di tutta la parata di guerrieri che stavano per sfidarlo in questa tensione generale prima della guerra che lo rese famosissimo. Madonna benedetta di Ingoraneta! Madonna, povranno! Che cosa ti fa nel cuore? Brividi. Dove? Tutto, comunque. Non l'avevo ancora mai sentita qui. La cornamusa. Sai che io la adoro. Wow. Che spettacolo, ragazzi. Che bello, sentirla qua è incredibile. Siamo in Scozia e Emiliano Bertaggia ha appena fatto una scelta di vita. Sta effettivamente dimostrando che la giornata a Stirling, nella terra di Braveheart, ha effettivamente migliorato il suo coraggio. Si è messo alla guida, come potete vedere, a destra e guiderà sulla sinistra della strada, in autostrada, con una macchina automatica che, infatti, come potete vedere, sta partendo. Ha inserito la marcia, toglie le quattro frecce e parte. Signore e signori, Emiliano Bertaggia ce l'ha fatta. Ha dimostrando. Applausi a scena aperta, una standing ovation. Ha dimostrato che il coraggio cresce nella terra del coraggio. Eccoci qua. Stanno sul culo sti inglesi che guidano di qua. Cioè, ma ti pare che se devo mettere la freccia a sinistra, metto la freccia a sinistra, se devo mettere la freccia a destra, metto la freccia a destra, però c'ho il volante a destra, c'ho la marcia a sinistra, e che cazzo. Va bene, ti vedo un attimo confuso. Sono un po' confuso, però destra a sinistra, sinistra a destra. Come potete vedere, le macchine arrivano esattamente dalla sua sinistra. Vedete, c'è un'automobile. Sei confuso anche tu.
Eh sì, allora, sono confuso anch'io adesso, non mi raccomando. C'è uno specchietto retrovisore che è la mia, ecco, destra, che devo controllare. Esatto. Se arriva, potete vedere che sta guidando esattamente sulla linea, perché si sta effettivamente cagando sotto. No. E questo lo potete vedere proprio da... adesso si è allontanato per non farlo sembrare, ma esatto. Prima stava proprio sulla linea. Se sentite, se sentite qualche sobbalzo, è praticamente il prato inglese che possiamo solo dire che nella vita tutto si può fare. Guardi là, l'avvicinatore, guardi là. Lui ha sfondato i confini. Lui, io? Che fino a ieri aveva un solo confine, Lomazzo. Lomazzo. No, scusa fratello, fammi capire, ma come ti senti che stai guidando a sinistra? Strano. Mi sento molto strano. È una sensazione unica, sai, quella che ti... Sì, quello è quando mangi i fagioli, tipico proprio, che, e poi con contorni i peperoni fritti, esatto, è quella là, è quello, è quello. Sai che ogni mattina il peperone si sveglia. Va bene, allora noi vi facciamo vedere il tramonto come doveva venire anche stamattina, anzi come doveva venire anche l'alba. Salutare tutti, buonasera Italia, io resto qua. Aspetto i leoni marini. Cara Italia, fallisci pure, noi non ce ne fregate meno. Ciao a tutti, veramente, pagatevi le tasse, non c'è più voglia di pagarle. E come si dice, come anche si sa, ormai il meglio d'Italia è un fenomeno di esportazione.